Se anche tu hai un libro nel cassetto, un romanzo, un libro di racconti, un libro di poesie, un manuale e vorresti sapere come pubblicarlo, ti consiglio di vedere questo breve video. Pubblicare da solo il tuo libro è più semplice di ciò che possa sembrare. Ecco quello che devi fare. 1. Registrati su Amazon KDP. Per iniziare devi creare un account su Amazon KDP Publishing. Questa cosa è semplicissima da fare, perché se già hai un account di Amazon che utilizzi per i tuoi acquisti, puoi utilizzare lo stesso username e la stessa password anche per accedere al Kindle Direct Publishing. Due. Inserisci i dettagli del libro. L'inserimento dei dettagli del libro è il primo passo per la pubblicazione del testo. Il procedimento è molto semplice, devi inserire il titolo del libro, un eventuale sottotitolo, la serie, il nome dell'autore, nomi di eventuali collaboratori, una descrizione del libro, delle parole chiave opzionali, scegliere una categoria di riferimento, indicare se sono contenuti per adulti o meno e andare avanti. 3. Fatti dare un codice ISBN. Un codice ISBN, abbreviazione di International Standard Book Number, è un numero unico che viene assegnato a ogni libro pubblicato. Questo codice semplifica la ricerca dei libri da parte dei rivenditori, biblioteche e distributori. Solitamente gli editori acquistano questi codici, ma Amazon può fornirtene uno gratuitamente in pochi secondi. Basta fare clic qui sopra. 4. Prepara il file del tuo libro. Ora devi creare il file del tuo libro. Probabilmente hai già un testo pronto, ma devi renderlo adatto alla stampa. Nella sezione di aiuto di Amazon, alla sottosezione formattazione del libro cartaceo, troverai dei modelli di libro cartaceo che potrai scaricare. Scegli quindi il modello della dimensione che preferisci, ad esempio questo 1699x24,4, e aprilo. Copia e incolla il tuo testo al suo interno. Ti raccomando di verificare la formattazione, di verificare che ci siano i numeri di pagina, che sia presente un indice e che siano presenti le informazioni riguardanti l'ISBN che ti ha fornito Amazon. E per finire che il nome dell'autore e il titolo del libro coincidano con quelle che hai inserito prima. Quando sarai pronto potrai salvare il tuo file in formato PDF. Puoi ora tornare su Kindle Direct Publishing e caricare il tuo manoscritto. Cinque. Crea la copertina del libro. Il tuo libro deve avere una copertina completa di codice a barre. Per farla puoi utilizzare lo strumento di creazione guidata messo a disposizione da Amazon. Qui troverai diversi modelli di copertina personalizzabili. Per la prima di copertina puoi scegliere un'immagine dalla galleria di Amazon oppure caricarne una che hai già nel tuo computer. Fatto questo, potrai visualizzare l'anteprima della copertina, dove comparirà già il nome dell'autore e il titolo del libro, salvarla e inviarla. 6. Visualizza l'anteprima di stampa. Prima di andare in stampa, dovrai visualizzare un'anteprima del tuo file per controllare la formattazione ed eventuali problemi di qualità di stampa. Sfoglia il libro dalla prima all'ultima pagina per assicurarti che non ci siano errori di impaginazione.
Se dovessero esserci dei problemi, Amazon te li segnalerà nelle correzioni qui a fianco. Quando sarai pronto, potrai dare il tuo ok o quello che gli editori chiamano visto si stampi. 7. Stabilisci il prezzo del libro. Nell'ultimo passaggio, Amazon ti chiederà di stabilire il prezzo del tuo libro. Come vedrai, Amazon trattiene per sé una quota del ricavato per coprire il costo di stampa e le sue commissioni, ma a te rimarrà una buona fetta di guadagno. Ad esempio, su un prezzo di 12,90€, Amazon ti riconoscerebbe il 60%, che meno il costo di stampa di 2,99€ diventerebbero 4,75€. E tutto questo senza dover sostenere nessun costo e senza rischi. 8. Pubblica il libro. Dopo aver stabilito il prezzo, non ti rimane altro da fare che dare l'ok alla pubblicazione del libro. Da questo momento Amazon inizierà i suoi controlli di qualità e entro 72 ore ti informerà in merito all'esito. Se non ci sono problemi, il tuo libro sarà presto visibile su Amazon e potrà essere acquistato da chiunque lo desideri. Con questo anche per oggi è tutto. La pubblicazione di un libro su Amazon in realtà è piuttosto semplice, ma ci sono molti altri aspetti che bisognerebbe conoscere. Se vuoi saperne di più, ti consiglio di vedere gli altri video che ho pubblicato. Come sempre, se ti è piaciuto questo video, ti invito a mettere un like, a iscriverti al mio canale e ad attivare le notifiche in modo da ricevere un aggiornamento ogni volta che ne pubblicherò uno nuovo.